Eccoci qua, ben ritrovati, siamo tornati con una finestra sul mondo e torniamo con una puntata dedicata alla paura. Eh sì, perché tutti, no, abbiamo paura di qualcosa, dai, diciamocelo. E sapete qual è la paura più grande degli italiani? Ve lo dico io. Secondo alcuni studi sarebbe quella di rimanere soli, soprattutto a casa. Dunque c'è un forte bisogno, no, di stare insieme. Però qui subentra un altro problema. Se è vero che le persone amino, no, stare insieme, bisogna dire che vi è il timore piuttosto diffuso di fidarsi degli altri. Altre paure comuni sono quelle dell'abbandono, di non essere amati e di innamorarsi. Sono tutte paure comuni. Esistono però anche le fobie, chi non ne ha una, ovvero quei disturbi d'ansia che si contraddistinguono dal terrore rispetto a una situazione, un essere vivente, una cosa, ecco, abbiamo paura di un ragno per esempio, no? E beh, rispetto alla paura, una fobia è molto più intensa e crea di solito un grande senso di disagio. Quali sono i sintomi? Beh, quelli più diffusi sono sicuramente la sudorazione, il formicolio e il dolore al petto. La maggior parte delle fobie si sviluppa in età infantile, quindi da bambini proprio, ed è spesso riconducibile a un evento traumatico vissuto o direttamente o indirettamente. Pensate, può essere anche in un certo senso ereditaria, no? Infatti se si viene a sapere, no, che un familiare ha una fobia, già solamente questo può esserne la causa, quindi pensate un po'. Le fobie più diffuse? Beh, sicuramente l'agorafobia, ovvero la paura di trovarsi in un luogo da soli e lontani da casa. Poi vabbè, la claustrofobia, molto conosciuta, timore di trovarsi in spazi stretti, l'aracnofobia, un'altra paura molto conosciuta, cioè quella di provare una grande paura ogni volta che si vedono dei ragni. E poi ce ne sono tante altre, queste sono solo alcune. Esistono però anche delle fobie più strane, particolari, come per esempio la ablutofobia, ovvero la paura di lavarsi. Poi c'è la ergofobia, paura di lavorare, e la nomofobia, ovvero il timore che il cellulare non abbia più campo. Sempre rimanendo in tema di paure, c'è un aspetto molto curioso che domina nella nostra società. Normalmente le persone tendono a evitare, no, tutto ciò che fa paura. Ma allora perché in molti guardano i film horror? Beh, esistono molti studi a riguardo che evidenziano quanto i film horror siano un valido aiuto per distrarsi e per portare la nostra attenzione su alcune emozioni primordiali, come per esempio la paura e l'orrore. Molti soggetti poi vogliono provare sensazioni forti e vedere il mondo con meno consapevolezza. È come tornare, no, per un momento al periodo dell'infanzia. Ma chissà se il nostro inviato guarderà i film horror. Vabbè, diamogli immediatamente la linea e cerchiamo di capire. Insomma, linea al nostro inviato, come sempre. Quali sono le sue più grandi paure? Non ho grosse paure. Ci si preoccupa per i figli, però la salute. Della guerra. Poi per il resto va bene così. Non lo so. Bisogna prenderla la vita come viene, poi dopo le paure possono esserci e non esserci. Bisogna prenderla come viene. No, nessuna. Paure? Ma non ho delle paure in particolare. Più grandi paure proprio. Ce ne sono poche e tante. Poche perché questa è la vita e te la tiri avanti, così come ce la buttano addosso. Quindi un po' di coraggio. E la più grande paura è quella di non avere coraggio di affrontare la vita che viene. Secondo alcuni studi, gli italiani hanno paura di rimanere soli. Come mai? Non glielo so dire, forse perché i giovani non si interessano più di niente. Magari da soli hanno paura. Beh, di... Sì, soli. Noi non abbiamo quella paura, perché abbiamo tre figli, dei nipoti, che ci vogliono bene. È 50 anni che siamo sposati. Di più. Speriamo che duri ancora, come vuol dire che dita? Ma no, anzi, solo si sta anche bene, sa? Dipende dai soggetti.
Io della solitudine no, a parte che per adesso non sono sola, per cui ecco, se capiterà, però adesso non c'è quella paura. Perché è proprio, fa parte di quella cosa lì, la paura di non affrontare il futuro. Se si è soli magari uno dice, beh, se non sono solo magari qualcuno mi aiuta ad affrontare il futuro. Quindi penso che sia questa. Ah sì, noi rimanere soli? Ma io vedo gente però che ci sguazza da solo. Non la giustifico, ecco, bisogna anche sapere vivere da soli. Quali sono le fobie più diffuse? La fobia principale è il lavoro. Ah, no, ma fobie, non fobie nostro, è un'altra cosa. Dei giovani, di chi? Io la fobia dei topi. Ah, ecco. Niente. No. Lei non ne ha di fobia, di ragni, di serpenti? No. Certo, un po' di paura c'è, però... se si possono evitare, ecco, questo. Sì, ne ho una. Ah, le fobie sono quelle che i mass media, i giornali ci inculcano. Quindi adesso la fobia del Covid, poi la fobia della guerra atomica, poi la fobia della emigrazione, questo. Ma la paura di restare senza soldi influisce parecchi. Paura del futuro, ma i giovani non credo che ce l'abbiano, forse più i vecchi, però sì, io non penso di avere tante fobie, spero, però... Quali possono essere le cause delle fobie? No, ma io lo so questo, perché mia figlia è così, che si spaventa, però non... Non ho proprio idea, bisognerebbe andare da uno psicologo, penso. Ah beh... Se vogliamo sederci e fare una giornata di chiacchierata, allora forse sì. Comunque le cause sono molteplici, quindi non credo che siano enunciabili. Sì, avevo un collega che aveva paura dei ragni. Non saprei spiegarlo adesso. Mi fanno senso. Ah, io la causa potrebbe essere un disgusto. Non lo so. Non mi piace. Non mi piacciono. I film horror fanno molta paura, eppure ci sono tantissime persone appassionate a questo genere di film. Come mai? In effetti io non sono un fanatico del film horror, però conoscevo persone che gli piacevano. Che secondo lei è una cosa che fa paura, uno la guarda. Solito se una ma che da seduta in poltrona è più facile. Però io non li guardo. Non è che uno si deve ammazzare a... non avrei una spiegazione logica, ecco. Non c'è una logica dietro a tutto quello che è l'atteggiamento delle persone. Varia da tipo a tipo. Non glielo so dire perché non li guardo. Ma a noi non piacciono, preferiamo film che così, che raccontano qualcosa, che ma loro... Di suspense, ma però... Suspense, alla Hitchcock, ecco, ad esempio, che era un mago di quello. È meglio non vederli, perché uno si deve fare... È così, no? Ma perché c'è molta gente che penso che si diverta nel vedere l'horror. Perché non piace questo genere? No, non lo guardo, dipende, non ho un problema. Bah, perché magari hanno bisogno di una sferzata di paura, perché magari si sentono troppo soli e quindi un horror ti sferza un po', e quindi però io preferisco quelli comici, quindi... Allora, come sempre vediamo un po' di fare una sintesi, no, di tutto quello che i nostri intervistati hanno detto al mercato. Beh, allora, innanzitutto devo dire che hanno detto che non hanno paura, non hanno delle grandi paure. Sì, beh, magari alcuni ci hanno riferito, no, che hanno paura della guerra, per esempio, in questo periodo, magari hanno avuto paura del Covid, però non, diciamo che non sono molto paurosi. E poi, per esempio, per quanto riguarda le fobie, no?
Ecco, lì è un altro tema. Alcuni sì, magari hanno alcune fobie, ma non è che anche lì siano così diffuse, almeno stando a quello che ci hanno detto i nostri intervistati, che ringraziamo sempre per la preziosa collaborazione. E poi, per quanto riguarda i film horror, beh, nessuno dei nostri intervistati in realtà guarda i film horror o li ha mai guardati, anche perché alcuni, ad esempio, dicono di aver paura, no? Logicamente. E va bene, allora anche questa nostra puntata giunge al termine e la frase di oggi è di Giovanni Falcone, magistrato vittima di mafia nel 1992, il quale in un'intervista disse: «L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa». Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, ma incoscienza. Ebbene, con queste parole noi ci lasciamo e ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Una Finestra sul Mondo. Grazie per sempre per essere così in tanti, a vederci e alla prossima. Ciao!